Buongiorno a tutte, dopo un bel po' di tempo vi rifaccio un video dedicato agli acquisti di abbigliamento e non che ho fatto per la mia bambina. So che insomma, parecchie mamme mi seguono, per cui credo insomma di farvi cosa gradita, ma tanto più insomma me lo scrivete di riaggiornare diciamo l'armadio della piccola, per cui eccomi qua a registrarvi immediatamente un nuovo video. Allora, alcune cose le potete sicuramente reperire perché le ho prese da H&M, come vi dico sempre, praticamente la mia seconda casa, mentre altre purtroppo no. Vi faccio una piccola premessa: se avete una Lidl vicina, stateci attente, perché spesso e volentieri fanno delle buone e belle promozioni. Vanno ovviamente a periodi. Può esserci la settimana dedicata all'abbigliamento, sia per quanto riguarda l'adulto e il bambino, può esserci la settimana dedicata all'arredamento, alcune settimane fa, se non erro una quindicina o ventina di giorni fa, addirittura c'è stata una buonissima promozione per quanto riguarda accessori tema shabby chic, e devo dire che ho fatto veramente degli ottimi affari. E in questo caso invece, colpa vostra, perché io non sono stata attenta in questo caso, mi avete segnalato che erano uscite delle cosine di Hello Kitty, tra l'altro deliziose, per le bimbe e non, per cui appena ho letto questo messaggio, che adesso non mi ricordo qui, ma siete state veramente tante, me l'avete segnalato taggandomi su Instagram, il giorno dopo sono andata subito nella Lidl più vicina a casa mia. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Dunque, e intanto due completini per Emma, e ve li faccio vedere ancora incartati, diciamo, comunque sigillati come erano venduti all'interno dei cestoni della Lidl, perché domani andremo al mare per qualche giorno, per cui ho intenzione di portarli là, lavarli là e lasciarli per quest'estate. Per cui ecco, portate pazienza se non li ho aperti. Allora, innanzitutto i prezzi, ecco, non me li ricordo più, però fate conto che costavano il completino dai 3 ai massimo 4 euro. Si potevano spendere tranquillissimamente. Tra l'altro il cotone mi sembra molto molto buono. Comunque ho preso questo completino col pantaloncino corto e la magliettina. Vi faccio vedere proprio la foto del cartoncino che c'è allegato al completo, che trovo veramente delizioso e tra l'altro veramente molto sfruttabile, soprattutto per chi ha insomma i bimbi piccoli, perché lo potete usare come pigiamino, lo potete utilizzare come primo completino per uscire o anche, perché no, proprio per il mare stesso. Il secondo invece, sempre pantaloncino corto e magliettina manica corta, però con un'altra colorazione veramente deliziosa anche questa, col pantaloncino viola e la magliettina grigia, ed ovviamente Hello Kitty. Poi che cosa ho voluto prendere? Ho preso un completino anche per me, mi auguro che mi vada, perché c'erano le come taglia SML, M ne ho trovata una sola, vi ripeto, sono andata già a promozione iniziata, ho trovato questa M proprio per botta di fortuna, e insomma mi auguro che mi indossi anche perfettamente. Comunque è una 42-44 e questo è il completino che ho preso per me, ovviamente da stare in casa, ecco, non, di certo non uscirei mai con un completino del genere, ma credo di utilizzarlo proprio come pigiamino estivo. E invece ho preso una maglietta invece per me, sempre M42-44, avevano anche un altro paio di stampe, ma non, purtroppo non c'era la mia taglia, erano rimaste solo le S. Comunque sono riuscita a prendere lei, se non erro anche questa si aggirava invece sui 4-5 euro, ecco, non di più. È una t-shirt a manica corta con, aspettate che la riguardo, topolino, però con questi occhiali disegnati sopra, vedete, secondo me è deliziosa, anche questa magari con un jeans da portare la sera, sempre ovviamente zona mare eccetera, insomma se calza bene, se veste bene, non la vedo male neanche da portare sotto proprio una giacca, comunque carina insomma. Per cui queste sono le cosine che ho preso da Lidl per quanto riguarda l'abbigliamento. Adesso passiamo sempre Lidl ma agli accessori. Allora, ho preso questo orologio da parete, anche lui con destinazione cameretta, ovviamente la cameretta che ha nella casa che abbiamo al mare, avevano tre soggetti, però ho preferito scegliere questo con uno sfondo chiaro, più che altro perché quando andrà ad imparare proprio le ore, i numeri eccetera, qua erano insomma, era l'orologio dove si vedevano meglio, per cui ho voluto prendere questo orologino da parete delizioso.
è un attimo combattuta se tenerglielo qua a casa o portarlo al mare, però insomma ho preferito là anche perché qui prima o poi dovremmo rifarle la cameretta. Poi ho preso due orologi, questi sono per me, sono sincera anche perché Emma non può portarli adesso, è troppo piccolina. Pensavo di utilizzarli, infatti li voglio portare al mare come orologi da indossare quando vado in spiaggia, perché ho provato a andare senza, però alla fine io senza un braccialetto oppure senza un orologio mi sembra di essere nuda, cioè io ho proprio la mania di guardare sempre l'ora. E per cui insomma questi sono proprio orologini da battaglia, erano veramente, costavano pochissimo, per cui ho voluto prendere i due modelli, credo che fossero due disponibili, uno in gomma, vedete proprio il cinturino gommato, invece l'altro in ecopelle, hanno due soggetti completamente differenti, ve li metto più vicini possibile così li vedete. Insomma deliziosi, veramente carinissimi, ecco, ovviamente da mare non sono orologi decisamente da tutti i giorni. E poi ho voluto prendere queste due fascette per i capelli, sempre per Emma, per la spiaggia, perché là, buonanotte, già, e soprattutto se riuscirò a tenergliele addosso, perché già gli elastici o le forcine, qualsiasi cosa, ultimamente non li sopporta più, comunque insomma, venivano un euro, due euro, neanche mi sembra, comunque ho voluto prendere queste due fascettine semplicissime per lei ovviamente. Poi veniamo agli acquisti invece effettuati da H&M, questi li trovate sicuramente adesso in negozio, ma prima di passare a quelli vi faccio vedere due cosine pucciose che ho preso nella stessa mattinata da Bershka, non potevo che non mostrarvele anche perché insomma sono veramente carinissime, poi insomma non ho potuto non essere attirata da loro perché sono veramente deliziose. Allora intanto una cover, perché me ne mancano, una cover nuova per il mio iPhone, io ho l'iPhone 5S, semplicissimo, comunque ho voluto prendere questa cover in gomma con il soggetto del, dovrebbe essere un Carlino, spero dovrebbe essere quella razza, è delizioso, tanto più con gli occhiali, troppo buffo. E come ultima cosa, guardate che cos'è, queste cuffiette abbinate alla loro custodia sotto forma di muffin, ma guardate quanto pucciosa è, cioè questo è un accessorio che finirà sicuramente nel video le mie puccioserie 2, tra parentesi la vendetta, preparatevi che tra qualche mese sicuramente ve lo riproporrò. E lo trovavo delizioso, devo ancora capire, se qualcuno di voi ce l'ha me lo dica, se fungono anche da auricolari, perché in realtà sarebbe la cosa che mi interesserebbe di più, perché la musica l'ascolto relativamente, però mi piaceva troppo, troppo. E, vi dico i prezzi, queste vengono 9,99€ e la cover uguale 9,99€ tutte e due. Poi passiamo, aiuto mi cade tutto, a H&M. H&M ho preso ancora qualcosina, nonostante le giornate sembra insomma che si stiano aprendo finalmente, che la temperatura si stia alzando, comunque ho preso ancora qualcosina a manica lunga, anche insomma in previsione magari delle serate estive e soprattutto delle mattinate in cui Emma va ancora all'asilo. Allora ho preso una felpa che somiglia tantissimo a una che vi avevo già mostrato quest'inverno, sempre di Topolina, perché lei adora Minnie, ovviamente ho cambiato taglia, ne ho presa una più grande, adesso siamo già su 110-116, ma Emma è veramente alta, classica felpina con la cerniera, con Minnie disegnata sulla parte davanti, ma la particolarità, come vi dissi nell'altro video, è che sul cappuccio ha queste splendide orecchie, ovviamente abbinate al mitico fiocco che contraddistingue Minnie, per cui deliziosa, tra l'altro è garzata, per cui potete portarvela tranquillamente nelle serate appunto estive, quando uscite, ecco, al posto magari del giubbino. Poi cosa ho preso? Ho preso vari maglioncini, secondo me, scusatemi, vado in immersione, sono deliziosi tutti, ci fossero stati anche per me, credo che li avrei presi uguali. Il primo è questo, vengono, allora, credo tutti 14,99€, comunque ve li dico man mano, 14,99€ comunque è questo, base ciclamino, con questa farfalla tutta piena di paillette, sono, non sono incollate ma sono cucite, per cui non c'è nessunissimo tipo di problema quando andate a lavarla, comunque è fantastica, tra l'altro appunto di colore secondo me
non lo so, è dolcissimo, è veramente bello, soprattutto finalmente questi colori pastello che aprono la stagione primaverile, basta inverno, viva primavera estate. Poi ho preso quest'altro maglioncino, sì, non è una felpa, 9,99€, sempre garzata, molto leggera, immacolato, però con la base rosa. Non ha nulla di che, è proprio, non ha né bottoni né cerniere né nulla, girocollo. Poi ne ho preso, questo è delizioso, sono bellissimi tutti, questo maglioncino invece aperto davanti con i bottoni, che viene 14,99€ anche lui, con un fiocco proprio al centro del petto, tutto in dorato, anche lui pieno di paillette, sempre cucite. Poi un semplicissimo, sempre cardigan, chiuso con i bottoncini, però in questo caso dorati, non ha nessunissima stampa, il classico maglioncino passepartout che è sempre bene avere nei colori basici, anche perché alla fine riuscite ad abbinarci qualsiasi cosa sotto. Adesso l'ho acquistato solamente nel rosa, ma penso di tornare a prendere anche, se non erro c'è il blu, il beige, e un altro colore che adesso sinceramente non mi ricordo, ma insomma ce ne sono. E l'ultimo, sempre a 14,99€, questo è bellissimo, veramente secondo me il più bello di tutti, base rosa con questo coniglietto pienissimo di strass, vedete, paillette più che strass, sempre cucito, insomma è fatto veramente molto bene. Devo dire che con i tessuti di H&M, per quanto riguarda la bimba, non l'adulto, mi sto trovando veramente molto bene, e li lavo e li rilavo mille volte, devo dire che insomma rimangono tali e quali, a differenza dei capi che ogni tanto acquisto per me, che insomma devo dire che non è che mi soddisfino al 100%, invece per la bambina ve li straconsiglio. Poi ho preso come ultime due cosine due paia di pantaloni, sempre da abbinare a tutti questi maglioncini che vi ho fatto vedere, molto estivi, molto primaverili, carinissimi, sia da portare con una ciabattina che con una sneaker, veramente belli, proprio belli. Sono elasticizzati perché ancora adesso la mia bambina non è abituata ad utilizzare i pantaloni con cerniera o bottone, comunque sono elastici. È un tripudio proprio di floreale, di fiori, guardate che bello, base crema perché non è bianco, con questa cascata di fiorellini sul rosa, il fucsia, il ciclamino, veramente carinissimi, ma tanto più adesso insomma per questa bellissima stagione che sta arrivando, si ha voglia proprio di colore. E l'ultimo, questo, sempre in rosa, diciamo che il colore predominante è il rosa, sempre molto fiorato, sempre elasticizzato, tipo leggings, però ovviamente è più leggero, sempre da abbinare a tutti questi maglioncini felpine che ho insomma preso da metterle per la nuova stagione. Ok, sì, credo di avervi mostrato tutto. Fatemi sapere se anche voi avete già cominciato, ma credo di sì, ad acquistare qualcosa per le vostre bimbe, e se ogni tanto andate anche voi alla Lidl, se vi è capitato di trovare qualche occasione che magari io mi sono persa, perché devo dire che di quest'anno, a parte gli accessori shabby chic che ho preso circa una ventina di giorni fa e queste di Hello Kitty, non sono mai andata sinceramente, o comunque non sono mai capitata nei momenti giusti per trovare queste promo. E basta, insomma, come dico sempre, mi auguro di avervi fatto compagnia, o comunque insomma di avervi dato qualche spunto. Date sempre un'occhiata alla info box e niente, insomma, se vi va, come sempre ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutte.